Alessie, ma non andavi al Milan per diventare un grande, andavi al Milan per consacrarti, perché secondo te andare via da Roma per andare in una squadra importante come il Milan in questo momento era la scelta migliore, perché tu sei laziale. Dai Alessie, vieni qua, fatta abbraccio, fatta abbraccio. John Borno ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video. La Roma, e sono felicissimo, ara il Milan. Peccato che non siamo riusciti ad arrivare ad un secondo posto possibile, ma comunque è stata una seconda parte di stagione fantastica, veramente veramente fantastica. La Roma mi è piaciuta tanto, tanto gioco, tanta sostanza. Peccato che di fronte abbiamo avuto un portiere ragazzi fortissimo. Donnarumma ci ha parato praticamente tutto, abbiamo fatto 3 gol su cui Donnarumma non poteva veramente fare nulla, ha parato tutto ciò che si poteva parare. Milan ragazzi che cioè praticamente mi dispiace però è come posso dire, lo hanno distrutto di comanda. Cioè pure Berlusconi no, dice io non ho mai visto il Milan giocare bene questa stagione, ho visto il peggior Milan della stagione, sarete d'accordo con me, perché ho deciso di cacciare Mihajlovic e prendere Brocchi. Io ragazzi ho visto 38 partite della Roma quest'anno, l'ho viste tutte e 38, non ho mai, e sottolineo mai visto una squadra che gioca così male come il Milan, almeno per stasera nessuno ha giocato mai così male contro di noi. La Lazio quando abbiamo vinto 4 non ha giocato meglio, pure la Fiorentina 4 non ha giocato. Pure il Palermo 5-0 ha giocato meglio. Cioè, stasera il Milan è stato caciara, proprio palla via. E non è che lo dico che offende i milanisti, non vi offendete, dico in generale, cioè, l'hanno proprio rovinato. Mi dispiace. Solo a far vedere che i soldi per Romagnoli e Bertolacci noi ci abbiamo preso. Se sommi i soldi che hanno speso per Romagnoli e Bertolacci, abbiamo preso Salah, Rudiger, Benkerra e Dzeko. Non che sia un fenomeno, eh. Però Salah, Rudiger, Benkerra e Dzeko, perché se va a vedere, Dzeko è stato pagato 14, Salah 20 e so 34, Rudiger è stato pagato 9 e so 43, e Benkerra è stato pagato tipo. Tipo 2,5, so 45 e mezzo. Cioè, ci rendiamo conto, ci rendiamo conto. El Shaarawy ha segnato, era tipo ingrifata, ha giocato una partita, voleva proprio uccidere tutti, voleva da una parte all'altra del campo, la fa vedere quanto valeva a quelli che non hanno creduto su di lui. Io poi ho visto, non ha esultato per rispetto, infatti l'hanno applaudito. Per me, tipo, voleva chiaro andare sotto la curva a fare tipo i diti medi. Perché, cioè, ragazzi, io mi ricordo El Shaarawy, lo stimavo tantissimo quando stava al Milano. Poi adesso poi lasciamo stare. Però, in generale, lo stimavo moltissimo, era un giocatore forte e segnava un botto, cioè, mezza stagione li ha tenuti in alto lui. Poi è arrivato Balotelli. L'hanno levato da punta, l'hanno messo dietro, l'hanno messo avanti i Balotelli e Shaarawy non segna più. Grazie al cazzo. Giocavo punta e segnavo, mi levi da punta, non segno più. Ma anche Higuain, di cui parleremo dopo, se è punta e segna un botto, se non si sa per quale ragione nel mondo o metti dietro un'altra punta del ruolo, è normale che non fa 40 gol in una stagione. Perché è normale, non hanno creduto a lui, l'hanno buttato da una parte all'altra e poi alla fine è rinato. Comunque è stato molto corretto a non esultare, anche perché è la squadra che li ha tirati su, diciamo. Quindi è stato anche una persona abbastanza coerente con se stesso. Pjanic ha fatto una partita della Madonna, poi ovviamente oggi è scattato proprio la fine del mondo, gente che mi scriveva sotto i post: ops, abbiamo preso Pjanic, ops, abbiamo preso Pjanic, ops, abbiamo tutti i juventini, praticamente tipo 20 juventini con ops, abbiamo preso Pjanic. Che allora, io ragazzi non lo so, io ho fatto il video, ma avete potuto vedere, io comunque mi informo prima di fare i video, almeno la maggior parte delle volte, mi informo, poi magari qualche cazzata la dico pure io perché faccio 2 video al giorno, qualche cazzata la dirò. Però ribadisco che il contratto di Pjanic, la clausola, vale solamente per l'estero. Per cui, che voi mi dite, la Juve ha pagato la clausola, la Roma non può fare nulla, non è vero, poi un altro conto è se la Juve arriva con 39 milioni e la Roma dice sì, va bene, accetto. Pure non è la clausola, però dice, la Roma dice accetto. Così staremmo a posto, cioè in senso va bene. Ma che voi mi dite che ha pagato la clausola? Perché l'ha detto? Mi scrivono, l'hanno detto tutti i siti. Non è vero, vado a vedere, c'era una barca di siti. Prima di tutti c'era Mediaset, diciamo, Sport Mediaset che lo diceva. Ok, quello era l'unico. Tutti gli altri erano siti che andavano appresso a Sport Mediaset, che appena hanno trovato la notizia hanno detto, oh, scriviamolo. Erano tipo fanpage, tipo quei siti di merda che hanno 2 seguaci, no? E tutti quei siti che dicono per far fare insomma soldi. Sono andato su Repubblica, non ne parlavano. Sono andato su Gazzetta, non ne parlavano. Su Corriere, non ne parlavano. Sono andato su Tutto Mercato Web, non ne parlavano. L'unico che ne parlavano era appunto, come ho detto, Sport Mediaset e Tutto Sport. Che vabbè, Tutto Sport, appena vede che qualcuno l'ha avvicinato alla Juve, lo scrive, manda i fax, ma vabbè. Sport Mediaset che stranamente ha cercato di destabilizzare l'ambiente il giorno di Roma-Milan. Bene, bene così, tanto alla fine non è servito un cazzo. Comunque ragazzi, come avete potuto vedere, bisogna aspettare il mercato. Infatti io ho fatto qualche video oggi riguardo a Pjanic. No, perché è inutile, credo oggi è arrivata anche la notizia che Tonali è ufficialmente del Napoli. Voi ci credete? Aspettiamo. Ma per me ragazzi, si possono ufficializzare il 1° luglio. È inutile parlarne ora, è ufficiale. Ma chi l'ha detto? Un sito. Come fa a sapere? Quando scrivono tipo la Juve pensa a Pjanic, la Juve chi è? Chi è la Juve? Chi è Marotta? Come fai? Sta nel cervello di Marotta che sa. Oppure Marotta è sceso al barcone e ha detto Habemus Pjanic, dal barcone come il Papa, no? Lo so, come fai a pensare
che uno pensa a un altro. Prendete con le pinze quello che c'è scritto sui giornali, con le pinze. Dzeko è entrato due minuti, insomma, ha fatto quello che ha potuto fare, lui non ha fatto un cazzo. Io lo terrei sinceramente, perché alla fine la seconda stagione è sempre quella che vale. Chiude comunque con 10 gol stagionali in totale, non è malaccio, non è una stagione comunque sufficiente la sua, visto che è stato più volte ripreso in quanto ha sbagliato tanti gol, però comunque non è sta gran pippa come dicono tutti. Molti sento dire: però dobbiamo prendere l'attaccante che segna. Perché? Cioè, dicono: perché senza attaccante non si vincono i trofei. No, se vincono i trofei. Allora, a me pare, ragazzi, noi siamo l'attacco più se non sbaglio, non mi sono documentato, però mi pare siamo l'attacco più prolifico del campionato, senza punta centrale. Io dico: no, pure se prendi una punta centrale, sarà che il problema nostro non è l'attacco, visto che ha fatto 100 gol? Sarà che il problema nostro è la difesa, visto che ne ha presi 90? No, perché uno poi si fa due domande e dice: allora, noi tutte le partite abbiamo preso un gol, abbiamo preso solo in 3 partite non abbiamo preso gol, cioè lo 0-0 con il Napoli, l'1-0 con il Napoli, in 4 partite lo 0-2 col Frosinone e poi poi con la Lazio il 2-0. Queste sono le uniche partite, 4 partite, e poi il Chievo, ecco, sono 5 che abbiamo fatto l'ultima settimana, 5 partite che abbiamo preso gol, 5 partite su 38. Allora uno si documenta, dice: scusa, se noi abbiamo preso 33 volte gol però ne abbiamo fatti 200, perché bisogna prendere un attaccante? Bisognerà prendere in difesa? No, l'attaccante che costa di più è inutile. Dzeko lo tieni, lo metti lì, tanto sta a fa comunque il panchinaro. Sì, te costa tanto, ma allora non lo prendi, cioè vendi Dzeko e prendi, non vai a prendere, molti dicono: prendiamo la casetta, prendiamo Ibrahimovic. Lo sapete, io amo Ibrahimovic, però a sto punto se ti serve un attaccante panchinaro, ma che so, prendi un Quagliarella, proprio pedine uno che sta lì, fa un terò, sta lì, fa un cazzo, ogni tanto lo metti, tanto a questo punto non ci serve un attaccante, andare. Poi se lo potete prendere, ben bene, mi sembra la casetta, è arrivato, cazzo, cioè, che se a me la casetta sinceramente non mi entusiasma molto, però è arrivato, arriva Ibra, mi faccio la maglietta. Però in generale, se devo fare un acquisto sensato, sono i terzini, più un terzino, perché io di mio riscatterei tutta la vita, e un centrale, che sia un centrale. Il top player non va preso davanti, va preso di dietro, è quello il fatto. Palmieri, ragazzi, Palmieri, comunque io ho criticato tanto Palmieri, no vabbè, oggi ho fatto porta vuota, complimenti, non ha fatto sta. Però se Spalletti lo mette tutte le partite, io dico vabbè, Spalletti mette tutte le partite, non è che sarà, non è un coglione Spalletti. Se andiamo a vedere il dato, abbiamo fatto una cosa come 46 punti in 18 partite. Tu pensa che in 18 partite devo fare solo 54 punti, ne abbiamo fatti 46, mi pare un bel po'. Quindi non è proprio un coglione. Se Palmieri lo mette tutte le settimane, sto cominciando a pensare, allora vorrà dire che a lui Palmieri gli piace, quindi sto zitto. Perché comunque ragazzi, alla fine decide il mister fare. E se comunque Palmieri lo mette tutte le settimane, a lui gli sembra una garanzia, perché sennò non lo metterebbe, cioè è così che funziona il calcio, va bene. A me non mi piace personalmente, cioè mi pare un giocatore un po' scarso, cioè io rimanderei adesso in Brasile, in Turchia, non so dove cazzo. Però se al mister gli piace, ben venga, alla fine non fa ste gran cazzate, è lì, sta lì, non fa niente, è lì. Applausi anche alla nostra altra Roma, cioè il Sassuolo, che ha vinto 3-1 contro l'Inter con doppietta di Politano e gol di Pellegrini, due giocatori della Roma. Bene così, vabbè, perfetto. Detto questa piccola parentesi, grazie alla Lega per la sceneggiata della contemporaneità, che non è servita veramente a un cazzo, perché sinceramente tu non mi puoi fare 38 partite dove non fai mai la contemporanea, perché io non dico, cioè c'entra un cazzo con l'andamento del campionato, cioè io non so, però dico, a me mi piace la contemporanea, sapere cosa fa il Napoli, il Palermo, la Juventus, il Milan, mentre giochiamo non mi piace. Tu non hai fatto la contemporaneità per 38 partite, l'hai fatta l'ultimo giorno fra Roma e Napoli, con Napoli che gioca in casa col Frosinone, con risultato quasi acquisito. Un conto è che la Roma stava sopra Milano e il Napoli in casa col Frosinone, che doveva cercare di superare la Roma e sperava che la Roma non vincesse, ma in sto caso col Napoli che è sopra la Roma e che deve vincere con il Frosinone, gli basta vincere 1-0 col Frosinone, già retrocesso. Ma a che servito dopo di grazie alla contemporaneità? E poi manco tutte, boh, cioè è stata una scena proprio per il contentino, che cazzo è servito, potevano evitarselo. Salà assurdo, ragazzi, Salà è un giocatore fortissimo. Certo, lì al gol ho tipo detto no, mi sono ricordato, cioè senti il gol di Pippo Inzaghi, si è fatto tutto il campo, Inzaghi al mondiale c'era Barone, passamela, tipo ho fatto finta di passargliela. Barone ha fatto: oh mio Dio, me la passa, segnerò i mondiali. Poi invece ha fatto la finta, ha scalzato il portiere, è entrato capalla. Però è stato uguale, Salà era lì, Sharawi, passamela. Infatti se lì penso Salà sbagliava, cioè Sharawi da solo pronto a fare il gol della merda. Se Salà sbagliava, penso Sharawi andava lì, si mangiava la capoccia di Salà. Vabbè, chiudo facendo comunque i complimenti al Napoli, che era 4-0 il Frosinone. Sono contento, sono scontento per il campionato, sono contento, ho vinto la schedina 4-0, ho giocato 4-0 preciso, ho preso, grazie, grazie. Higuain fa tripletta, ragazzi, un applauso a Higuain che entra nella storia. Vabbè, vanno fatti, nonostante tutto l'anno che rompe il cazzo, che segna ogni domenica, entra nella storia, fa 3 gol, entra nella storia e l'ultimo lo fa di rovesciata, quindi posso fare solo che un grande applauso. La stagione finisce qui, se la stagione ti è piaciuta lascia un mi piace, no beh, se è vero, proprio perché poi se fai conto sei del Verona, mi sa che mi piace non lo metterai mai. Se la stagione, se ancora, se il video ti è piaciuto lascia un mi piace, se il video ti ha fatto cagare ovviamente un dislike, voce la lalla, finisce qui la stagione e ci vediamo ad un prossimo video.